Ok, salve gente, bentornati ancora una volta sul mio canale. Io sono Zero e oggi siamo qui su GTA 5, pronti a continuare le missioni che stavamo svolgendo precedentemente. Purtroppo dovevo andare con Franklin, ma questo idiota non so perché mi ha messo con Trevor. Ma dettagli. Adesso andiamo subito da Franklin a vedere che diavolo sta succedendo, perché mi vibrava tra l'altro il coso del personaggio. Quindi probabilmente faremo una missione veloce, vediamo. Alright, don't fuck it up. What? Cosa? Come? Non so che sto facendo. Vabbè, segui l'architetto e recupera la pianta. Molto molto bene, vediamo un attimo come funziona questa cosa. Io mi nascondo un po' nel frattempo. Scusi signora, mi nascondo. Cazzo fai, giovane? Hey, stupid! You can't be on. Ah, scusa, certo, dammi il casco. Yeah, thanks a lot. Ok, ora siamo a posto. Beh, con sto cespuglio è un po' complicato. Non preoccuparti. Non si preoccupi. Allora, lo seguiamo in modo abusivo oppure, non so, correndogli addosso. Sono un dipendente, grazie, arrivederci. Vabbè, noi lo seguiamo in modo un po' più così, un po' più abusivo. Tipo, ci mettiamo così con questa forma molto minacciosa e andiamo dietro le rocce, attenzione. Comunque ragazzi, ho visto, siamo quasi lì per finirlo. Adesso non so quanto manchi, più o meno una decina di missioni che farò in modo molto molto sbrigativo. Quindi adesso vediamo un poco, Mamma mia, sembra un violentatore seriale sto Franklin. Aspetti. Sì, come dite voi, giovani. Buon uomo, dove sta andando? Solo per sapere. Aspetti, mi nascondo qua dietro, là. Sono invisibile. Là. Ah, usa l'ascensore, bene. Io cosa devo usare? Non è per qualcosa, però. Aspetti, vengo anch'io. Dove cazzo devo andare? Giovani, oh, cazzo. Che trambata, aspetti. La raggiungo, un attimo. Ah, sì, così sono d'acciaio, vabbè. Andiamo in quest'altro ascensore, vai così. Utilizza l'ascensore. E che cos'è? Muoviti. Molto bene, con la canzoncina fiera possiamo avviarci verso il nostro obiettivo, diciamo così. Comunque sì ragazzi, da lunedì in poi faremo Until Dawn e vi spiegherò meglio i dettagli nel primo episodio. Vado da quest'altro lato? Non è vero. Signori, arrivo anch'io, aspettate. Non sono minaccioso, non vi preoccupate, è un nero così, però. Cazzo, fare il furtivo non è che sia una genialata, poi non so voi. Passo di qua, attenzione. Allora, fatti dare la valigetta dall'architetto, in quale arcano modo potrei fare? Buon uomo, mi presta la sua valigia? Aspetti, là, dammi la valigia. Bravo così. Bravo, arrivederci, buon uomo, arrivederci. Fuggo, Frank, stai calmo, Frank. Giovane, vaffanculo. Guarda questo, si mette davanti. Allora, abbiamo un paracadute, non so, per buttarci in modo più sportiveggiante. No, mi sa che dovevo scendere così, in modo furtivo. Vabbè, fate finta di nulla, ragazzotti. Ah, ho fatto il giro. Vabbè, non si preoccupi, stavo scherzando. Aspetta, devo trovare l'uscita perché questo è un piccolo labirinto del cazzo. Quindi cerchiamo un'uscita per andarcene da qua, altrimenti non riesco a capire dove andare. Attenzione, l'ascensore. Dov'è l'ascensore? Ah, aspettate, è qua. Siamo arrivati, possiamo andarcene. È finito tutto liscio come l'olio però, niente complicazioni, tutto a posto. Vabbè, grazie del caschetto, signori, io me ne vado, sfratto un po' via. Non di qua, dall'altro lato, scusa, porca la vacca, stai in piedi. Benissimo, possiamo andare, arrivederci. Vi porto il cartello, non è vero? Vabbè, comunque cerchiamo un'auto, sennò qua famo notte. Allora, è finita la missione, tanto per, vorrei saperlo perché sa com'è, sto girando qui da un bel quarto d'ora, quindi mi farebbe comodo saperlo. E là, attenzione. Perfetto, abbiamo finito. Raggiungi la fabbrica. Sì, raggiungi la fabbrica tessile. Ci vado subito, aspetti. Mi dia l'auto. Unbelievable, sì, è incredibile che un uomo come lei non faccia resistenza. Ma va bene uguale. Aspetta, giro in modo sportiveggiante. Mi servirebbe anche un'auto più decente. Però vabbè, ci accontentiamo di questa per il momento. E là, attenzione. Cos'è, una Mustang 2.0? Ci sta come auto però, dai, non è così malaccia. Aspettate, passo di qua, ok. Comunque ragazzi, non so voi, ma a me sta venendo voglia anche di giocare a qualche gioco di auto vero e proprio. Adesso non so, penso di non iniziarlo al momento, anche perché abbiamo troppe serie da fare, sia tra Assassin's Creed Syndicate, che inizierò ad ottobre, sia Until Dawn adesso, e poi Fallout 4. Tra l'altro mi hanno anche chiesto di fare The Last of Us, che avevo intenzione di farlo da un po' di tempo, solo che per il momento non è il caso. Scusi, buon uomo, ma che cos'è? Vada avanti, guarda questo.
Per il momento non è cosa, perché per l'appunto ho troppe serie da fare, quindi vedremo un attimo. Perché ho intenzione di farlo, diciamo, The Last of Us, uno dei giochi più belli usciti negli ultimi 10 anni per me. Quindi direi di doverlo fare prima o poi. Ma comunque, lasciando perdere questioni su altri giochi, andiamo subito a vedere un attimo che cosa dobbiamo fare, perché non ho capito che cazzo sto a fare, sinceramente. Craig. Hey, you got him? Of course I do, homie. Here. Thank you. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. All right, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some fire bombs. They go bang, the emergency call goes out. Bene, ora sì che ragioniamo, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos, or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, mo. Ah, è così che si dice in inglese, vabbè. If you favor the containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the... Vabbè, giovanotto, ho capito, yeah, dai. Yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs. Allora, io opterei per quello da cacciara, diciamo, quello in cui spacchiamo il culo un po' a tutti. Poi non so come svolgere, adesso vediamo un poco meglio. Però basta, giovanotti, abilità da ninja qua, sono rincoglioniti questi, guarda un po'. Allora, scegli un approccio. Pompieri o accesso dal tetto? Allora, accesso dal tetto potrebbe essere un po' più faiga come missione. Però i pompieri mi piace di più perché dobbiamo far scoppiare un po' di cose. Probabilmente non ho capito molto bene. Però andiamo con i pompieri perché mi piace di più. Tutte le abilità al massimo. Quindi andiamo con Peaky. Beh. Poi andiamo con Gustavo. No, ma che Gustavo? Guarda questo. Uno che si prende poco. Facciamo... lui? Ma che faccia brutta, aspetta. Cambio idea. Andiamo con Gustavo. Gus Moda. He's a pro. Not much else to say. Okay. Bene, quindi due tiratori. That all look good to you? You are robbing the FIB here. Bene, va bene. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit, hit. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you know who. Chi? Voldemort? As long as he per la miseria. Okay. Ci serve Voldemort, ragazzi. Andiamo a raccattarlo. Vabbè, comunque, a parte le stronzate, credo... ok, perfetto. Missione completata, fuga rapida, manco per il pene. Ma va bene, uguale, vediamo, vediamo. Per completare una preparazione è necessario un veicolo per la fuga, quindi ci serve un veicolo per la fuga che non sia però del nostro caro Michael, ovvero questo qua, che fa un po' pena. Però comunque dobbiamo andare alla S di Simon al momento, quindi prima di prendere un veicolo per la fuga io direi di andare direttamente da Simon e poi dopo vediamo un attimo se c'è tempo per fare un'altra piccola missione. Nel frattempo c'è Trizy, vediamo. Daddy, I'm in trouble. Bene. Money? Drugs? Un uomo cazzo fa con la testa questo? Ma scendi, giovane. Oh cazzo, hanno investito. Scusi, aiutiamo Tracy, vai. Oh, è giovanotto, guarda questo. Ti buttano sotto e si incazza con me. Ma sempre così fanno però, non vale sta cosa. Aspetta. Giovanotto, vaffanculo. Mamma mia, dentro lo sportello, attenzione. È morto. Vai da Tracy, vabbè, andiamo prima da Tracy e poi dopo andiamo un attimo da Simon. Così finiamo questo video perché mi sa che la cosa diventerà un po' lunga, ma adesso vediamo. Allora, stavano seguendo Tracy, quindi a quanto pare dobbiamo fare una piccola scazzottata. Attenzione. Un uomo mi faccia insinuare. Là, perfetto. Allora, nel frattempo, cosa facciamo? Guardiamo il cielo e le montagne mentre ci arriviamo. Tanto quest'auto è abbastanza sportiveggiante. Ci arriva come se non ci fosse un domani. Guardate là. Là. Oddio, cazzo. Sì, comunque, ragazzi, tra la... Un uomo, guarda questo come gira. E guarda. Sì, sì. Vabbè, comunque, ragazzi, nell'online ho trovato, tra l'altro, anche un'auto molto, molto figa. E ho ricominciato a fare le gare di zero. Adesso non so quando posterò il primo episodio. Ora vedrò un attimo con i tempi come mi organizzerò. Comunque, ho incontrato anche
di nuovo i miei cari amici della PS4 e per l'appunto posterò questo video non so quando, quindi boh. Ma per adesso andiamo un attimo qui e vediamo Tracy che cazzo sta combinando. Scusi, aspetta, ho capito che stai calma, giovane. Mamma mia, sei signorine. Let's go find him. Andiamo, andiamo. Ma che carretta c'ha questa? Miliardario del padre che non sei altro. E compraci una macchina, guarda sta cosa. Ma non potevamo usare la mia, scusi signori. Vabbè. Non ti preoccupi. Spacchiamo qui. Vabbè, non è che i padri servono per menare la gente, però. Sicuramente. Sta carretta. Scusate, ma a me piacciono le cose vecchio stile. Aspetta, là. Firmavi? Firmando, non firmando. Stava firmando, attenzione. A chi firmava? Eh? No, dobbiamo andare avanti. Ma lo sapevo, tanto qua è un cliché. Scusate, signori, permesso? Che cazzo sull'autostrada si mette questo? Permesso, permesso, permesso. Prego, vada, Tracy. Mi scusi, buon uomo, Oh, buon, che buon questo? Giovanni, ma si levi. Che cosa c'è? Che buoi adesso? Lo stalker. Ma i poliziotti non sono neanche arrivati. Guarda questo, come insinua proprio. Vabbè, comunque ragazzi, basta le stronzate. Sono qua, famo notte. Cerchiamo di fare una cosa un po' più normale. Vi taglio la parte e ci rivediamo di nuovo quando siamo arrivati là. Altrimenti famo notte davvero. Giovanotto, come si permette di malmenare mia figlia? Ferma l'auto dello stalker. Beh, con quell'auto non è uno stalker, è un pappone, porca vacca. Beh, scusi, aspetta, la radio fa un po' pena. Buono, aspetta, c'è lo storditore. Mamma mia, che violenza. Aspettate, la bomba adesiva qua scaturisce un po' di panico. Quindi andiamo con lo storditore, vediamo se... Vediamo, in testa, aspetta. Frena, mamma mia, che mira, attenzione. L'ho beccato? No, non l'ho beccato. L'ho beccato, ma che potenza. Aspetta, lo meno adesso. Giovanotto, venga qua. Aspetta che ti meno. Mamma mia, là. No, l'ho lisciato leggermente. Buon uomo, venga qua. Cazzo scappi, giovane. Mamma mia, attenzione. L'altro colpicello. Ma che chiami la polizia, guarda questo. Aspetta, vieni qua, ma... Qui, ma piglielo, cazzotti, infatti. Ma che l'ami, guarda questo. Sto pervertito maniaco sessuale del cazzo, aspetta. Sorditore. Mi divertirò a vedere come crepi. Ah. Aspetti, aspetti. Continuo, continuo. Mamma mia, guarda là. Che cos'ha? Spasmi muscolari, buon uomo. Si sta scopando il cemento. Guarda questo. Si sta scopando il cemento. Continua, continua. Imperterrito. Vabbè, meniamole e basta, va. Nel culo, perfetto. Possiamo andarcene. L'ho leggermente ammazzato, più o meno, vabbè. Diciamo che l'ha ammazzato proprio no, perché l'ho dato un calcio nel culo. Adesso non so se sia morto con un calcio nel culo, però... Potrebbe aver avuto una asfissia anale con un calcio, ma non credo di avere una potenza del genere nel mio piede. Ah, vabbè, uno storditore serve a parlare. Beh, lo sai, Tracy. There's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Sì, abbiamo fatto un po' di danni, don't worry. Vabbè, comunque, signorina, scenda perché qua sta rompendo un po' i coglioni, Tenta prima che le spariamo. Ah, bene. Ah, adesso è felice, mamma mia, abbiamo ucciso lo stalker, adesso è felice. Vabbè. Mamma mia, che cose strane. Mi ha fatto la macchina, signori, arrivederci. Missione completata, va bene. Scusi, Bruno, che cosa fa? Guarda questo. Il veicolo non è adatto alla fuga. Perché? Guarda la che tamarraggine che c'ha sto veicolo. Aspetta, quello è morto. Fermo, mi serve la tua auto. Guarda questo che auto che c'ha. Se non è perfetta questa per la fuga, scusi. Venga qua. Là. Ah, signora, ha fatto... Sta signora è strana. Ah, ok, non ci sono abbastanza posti, quindi servono più posti per un veicolo della fuga. Ma al momento a noi non interessa perché andiamo alla S di Simon e facciamo un po' più presto con quest'auto, considerando che è una Peugeot 1935. Oh, Cristo Dio. Scusi, gliela riporto intatta, don't worry, la vado a riparare io. Vabbè, comunque ci vediamo quando siamo arrivati perché mi si è anche scassata la ruota. Molto bene. Ci vediamo dopo, altrimenti qua facciamo notte. Là! Attenzione! Panico! Fuggi, fuggi, Michael! Qua ci fanno il culo! Vai sulla portiera dell'auto! Con sportiveggianza! Siamo arrivati! Hello, hello. Bene! Good to see you, Slick! Devin! What the hell are you doing here?
It's over, Michael. Risa. Good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance. E così ce lo mise nel di dietro, Michael, bene. They're fucking us! The picchiamoli! Suits. And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Abbiamo Richards? Brutte esperienze con questo namaste, buon uomo. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Ma mena, yeah. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. Ecco. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Attenzione! I brividi ragazzi. Attimi di panico, andiamo con la... Aspetta, questa è l'auto mia, vabbè, prendiamo un attimo un'auto più sportiveggiante, aspettate. Andiamo con questa. Attenzione, mamma mia, che è da Porsche 2000 questa. Andiamo, andiamo. Raggiungi l'aeroporto e cerca Molly. Sicuramente dobbiamo prendere quel film e tenercelo per noi. Ma che ha fatto questa? Ha preso l'aereo? Come cazzo sta già là in cima? Aspetti, andiamo, andiamo. Sta macchina gialla poi ha un colore molto molto dinamico per quanto mi riguarda. Comunque andiamo un po' più veloci, un po' più spediti perché altrimenti non ci arriviamo. Slow it down, Slick. You're not thinking. Hey, I'm a producer. I'm producing the goods. Oh Cristo. Don't do this, Slick. Think. She's oh la peppa. She's on the way to my personal Aspetta, guarda questo. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not gonna stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Andiamo, andiamo. Il divertimento non è ancora finito. Possiamo ancora farcela, Mike. Don't worry. Allora, questa sarà una delle missioni più fantasmagoriche che siano mai esistite sulla faccia di GTA V, perché qui faremo dei danni ingenti. Ricordo molto molto bene questa missione e spero lo ricordiate, o comunque la ricordiate anche voi, perché sarà una delle missioni più, come ho già detto, catastrofiche che ci siano. Adesso andiamo a vedere un attimo dove sta Molly, così ci prendiamo il film e vediamo un attimo che succede. Aspettate, la... Mamma mia! Che sta facendo? Cazzo ne so io, stiamo correndo? Dov'è la signorina? Ah signori, dove cazzo sta? Oh mio Dio, la pula addirittura, che cos'è? Ok. Oh, bene. Ma sta cosa, cosa serve, no? Tanto per, adesso non vorrei insinuare per... Ok, e gira, giovane. Oh, aspetta, c'è il salto. Attenzione, là, mamma mia, che cos'è? Aspetta che qua ma capotto, Lo dico in amicizia. Attenzione. Mamma mia che craniata. Aspettate. Attenzione. Guardala là. Mamma mia. Aspetta. Ah ma c'era la porta. Ma baffanculo va. Guarda questi. Aspetta. Eh no, c'era la porta aperta. Pensavo. Scusi buon uomo. Pensavo ci fosse la porta chiusa. Volevo fare una cosa un po' più aerobica. Ma vabbè. Dov'è Molly? Sta scappando. Oh cazzo. Ma guarda la strada. Allora andiamo di qua, forse la tagliamo in qualche modo. Aspettate, Non tagliamo manco il pene. Andiamo dall'altro lato. Aspetta che questa scappa. Ah, signori, dove cazzo va? Ma porca la puttana. Aspettate che qua la perdiamo di sicuro. Ecco, bene.
Dettagli, dettagli. Ci rifaremo subito, tanto penso ci faccia ripartire da qui, quindi don't worry. Adesso vediamo un po' più apertamente cosa fare, perché mi sa che ho sbagliato un tantino la traiettoria, Che combina? Che cazzo ne so, quella sa essere inseguita dalla pula, non si sa neanche il motivo. Ah, signori, venga qua. Oh, cazzo. Ma dello stato, don't worry. Andiamo. Sono anch'io, aspettate. Mi unisco alla baraonda. Attiviamo questa, ma dov'è la mia auto? Ah, eccola, aspetta. Bene. Attenzione, perché qua guidare con questa telecamera è una cosa un po' complicata alla macchina. Scusi, buon uomo. Mamma mia, è morto. Che cos'è? Arrivederci. Che fa questo? Giovanotto. Vabbè, si è imbarcato. Andiamo avanti e cerchiamo di fare un salto almeno un po' più sportiveggiante. Mamma mia, questo viene perfetto. Più o meno. Ok. Cristo il Dio. Fatto un po'. Non è vero, che fallita. Abbiamo fatto una cosa epica. Guarda questo. Porca puttana. Ah, signori, questa si è impazzita secondo me comunque. Guarda là. Ha ucciso un poliziotto. Due forse. È una criminale. Cosa scortate? Mamma mia, guarda là. Ma che cazzo sta combinando? Aspetti, le spacco il culo, venga qua. Ma che... non è una macchina. Oh, scusi. Scusi, non l'ho vista. E non è una macchina, quella è un razzo. Completamente. Concordo. Che poi, quale posto migliore per fuggire se non l'aeroporto dove c'è la centrale di polizia? Mamma mia, la genialata. Attenzione, derapata. C'è un aereo. Ah, capito. Oh, porca vacca. Scusate, sei un po' rincoglionita la signorina, non è colpa nostra. Che possa pigliano con me, non ho capito il motivo, guarda questo. Giovanotto, aspetta. Devo prendere la signorina. E frena, mamma mia che tampinamento. L'ho deragliato un poco? Ah sì, bene. Dov'è la signorina? Signorina? Oh, tu cazzo. Ah, è andata di là. E questa cambia traiettoria così come se non ci fosse un domani. No, ma sul serio, è uscita pazza completamente questa. Hola, mamma mia. Noi andiamo, poi non so come faremo. Ma infatti, questa proprio si è data. Attenzione. Salto del demonio. Là, mamma mia, che inseguimento da panico però, mi sta garbando assai. Perché comunque... si è sfracellata. Che fa, sculetta? Ma che sculetta, signori? Aspetta. Corri, 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 signorina, aspetti. Mi sta inseguendo la pula. Aspetta. Signori, che cazzo vuole questo? Aspetta. Dammi il film e basta, signori. Ma che pazzo? Attenta, signorina. Signori, bene. Non è stata colpa mia. Fuggi, Fackel. Fuggi, fuggi. Troviamo una via di fuga. Questi ci incolpano per... vabbè, ste porte di ceramica. Questi ci incolpano per omicidio. Ma vaffanculo, giovane. Spara, spara. Ok, bene. Non sparava, scusate. Ma non sono stato io. Guarda questi. Aspetta, mi fotto un aereo. Giovanotto, aspetti. Vai, Michael. Non abbiamo tempo da perdere. E chiudi sto sportello del cazzo. E dai. Chiudi lo sportello. Chiudi. Chiudi lo sportello. Questi ci fanno il culo. Signori, non mi ammazzate. Guarda la vita. Giovanotti. E toglietevi dal coglione. Guarda questi. Signori, e mi sta andando a fuoco l'elicottero, non vorrei dirvelo, ma qua esplodiamo tutti, facciamo una kamikaze da urlo, attenzione. Prendi quota aereo di merda. E prendi sta cazzo di quota. Vai così, perfetto, siamo fuggiti. Aspetta, il motore. No, il motore no, aspetta, buon uomo, mi si è frullato il motore, aspetti. Qua ci imbarchiamo. Aspetta. Oh, sono insistenti però, non vorrei... mi serve un'auto. Scendi dall'aereo. Bene. Cosa te lo fa pensare? Non è per qualcosa, ma sa com'è. Non è che mi fidi più di tanto di una scritta uscita così. Vabbè, comunque, cerchiamo un'auto e facciamo prima, altrimenti... E basta, guarda questi. Me l'ha derotti coglione. Spara? Oh, spara. Ragazzi, non capisco perché non mi spara più su GTA, quindi potrebbe essere un bel problema per il momento. Adesso non so, Sì, rompete i coglioni un altro po' e vedete come vi spacco il culo. Benissimo, andiamo. Fuggi, scusi, buon uomo, si levi dai coglioni. Vabbè, abbiamo ammazzato tre puliziotti. Non è che non abbiamo fatto proprio niente. Però, se la sono cercata. Aspetta, là. Piccola deragliata. Aspettate, vado di qua, arrivederci. Hanno pure bucato le ruote questi.
Sì, ma che stop the car now? Cioè, quella si è trucidata dentro il motore dell'aereo e adesso se la prendono con me. Guarda sti bastardi. Aspetta, c'è il salto. Scusi, cicciona. Mamma mia. Guarda là. Qua mi sa che ci accappottiamo. Attenzione. Mamma mia, che cos'è? Scusi, cicciona, però queste ciccione si mettono in mezzo proprio in una maniera abusiva. Allora, cerchiamo di andare un po' più in lontananza, altrimenti la polizia qua ce la fa pagare. Buon uomo, cazzo fugge? È un poliziotto lei. Vabbè, mi tagli. No, contro il palo. Damos, vabbè, sti cazzi allora. Dove andiamo? Che qua non c'è neanche una macchina a pagarla. Un taxi? Giovanotto, aspetti! Aspetti, Giovanotto! Sti bastardi. Oh, si è fermato. Aspetti. Buon uomo, aspetti. Mi dai l'auto. Ah, buona signora. Vabbè, sti cazzi, andiamo. Oh, mi stanno sparando. Corri, Mike, corri. Oh, cazzo. Aspetta. Là. Mamma mia. È tutto congegnato. Cioè, questa è stata per non fare la derapata, altrimenti la macchina avrebbe disarcionato un po', quindi dettagli. Allora, come faccio a fuggire? Ah, ragazzi, perché qua ci stiamo mettendo troppo tempo. Mi scusi, buon uomo. Ma si levi da qui, guarda questo. Giovanotto. Comunque, mi sa che è meglio se taglio la parte e ci rivediamo dopo, altrimenti qua ci metto gli anni a finire questo inseguimento. Quindi ci rivediamo direttamente dopo. Cazzo fa qui? Bene, a quanto pare li ho seminati in modo un po' così, però alla fine ce l'ho fatta e quindi adesso... Prima che... ecco, perfetto. Comunque li ho seminati. Ci basta sapere questo. Abbiamo finito? Missione completata. Rogne legali. Ebbè. Checkpoint, vabbè, non abbiamo fatto una cazzo. Bene, non abbiamo fatto un cazzo. La macchina mi sta un po' andando a rotoli. Vabbè, ho capito, ma là. Scusi, scusi. Chiamiamo solo Salomon qua. Jesus. I loved you once, Tony. But there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy, and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. Bene, a quanto pare... Vabbè, veicolo sto a piedi, giovanotto. Che cosa si è fumato? Vabbè, comunque, a quanto pare abbiamo finito anche questa missione. Vediamo quante ce ne rimangono. Tanto per dare un'occhiata all'elenco del 100%. Siamo 60 su 69, quindi vediamo di sbrigarci, eh. Comunque, spero che questo vi... Sì. Salve. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se sì, logicamente, mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. Noi ci vediamo così in un prossimo episodio. Anche perché la voce mi sta andando via completamente. Quindi, ricorda di preparare un veicolo per la fuga. Sì, ok. Alla prossima, allora. Un saluto a tutti e al prossimo video. Bye bye.